Fiera Internazionale del Bovino da Latte di Cremona, edizione 2018, continua la nostra serie di incontri che stiamo facendo e abbiamo, diciamo, ringraziamo il dottor Gianzanti, che è il presidente nazionale della Confagricoltura, che ci ha concesso il suo tempo, che ormai è diventato, Gianzanti, molto da centellinare, visti gli impegni, insomma, di un sindacato agricolo così importante. Ne approfitto per fargli pochissime domande e molto inerenti all'ambiente, al contest all'interno in cui stiamo operando, anche perché il dottor Gianzanti è presidente nazionale della Confagricoltura, ma nella vita quella normale, come possiamo definire, è un allevatore di bovini da latte e anche di bovini da carne, che ha l'esperienza sia della produzione del parmigiano in Emilia Romagna ma anche del latte alimentare nell'Italia centrale, quindi c'ha una visione, una panoramica piuttosto importante. E gli volevo rivolgere alcune domande. Gianzanti, quindi, da queste varie angolazioni attraverso le quali lei osserva questo settore del latte bovino, cosa vede sia come allevatore che come presidente dell'agricoltura essere gli scenari attuali e quelli che possono essere degli scenari futuri? Innanzitutto grazie, dottor Fantini. Bene, che dire, certamente il settore della zootecnia italiana sta vivendo un momento di riflessione. In questi ultimi periodi abbiamo visto come il mercato del latte sia un mercato estremamente volatile e mai come in questo momento il settore zootecnico italiano sta cercando di capire cosa è. Una domanda a cui anch'io molto spesso mi faccio una domanda anche da allevatore: cosa mi aspetta nel prossimo futuro? Io credo che ci sia la consapevolezza che il settore zootecnico italiano sia una grande risorsa per l'economia agricola italiana e per l'economia in generale dell'Italia. Non dobbiamo abbandonare il settore della zootecnia italiana, che al di là di tutto garantisce innanzitutto una presenza sul territorio, quindi un aspetto ambientale importante e non secondario, un aspetto economico e che dà lavoro a tante persone. Terzo, una produzione di latte italiano sia per uso alimentare che per uso di trasformazione per ottenere formaggi non indifferente. Ecco, io credo che partendo da questi tre dati dobbiamo lavorare per assicurare un futuro alla zootecnia italiana. Nel 2030 ci saranno 9 miliardi di cittadini nel mondo, ad invarianza al massimo, se tutto andrà bene, di superficie agricola, ma probabilmente la superficie agricola diminuirà. Noi abbiamo davanti un percorso di crescita in cui qualcuno andrà più veloce e qualcuno rifermerà fermo al palo. Io mi auguro che la zootecnia italiana sappia cogliere in questo momento questa opportunità di saper ottimizzare quelle che sono le capacità produttive alla luce di queste sfide che ci attendono. Grazie Gianzanti. Dottor Gianzanti, le volevo dire questo: alla luce appunto della presidenza di un sindacato agricolo piuttosto importante in Italia, direi molto importante, secondo lei, adesso non gli voglio chiedere i giudizi ovviamente sul il nuovo governo, però la politica ha la sensibilità di trovare e assistere per certi versi quello che è il percorso che l'allevamento, o meglio la produzione del latte italiano, deve fare, perché di sfide avanti ne abbiamo molte, nonostante partiamo da una posizione, come anche lei ha detto, di privilegio, insomma noi siamo riusciti a fare cose importanti, ma il mondo ormai è globale e la politica è in grado attualmente, secondo lei, ha la giusta attenzione di assistere questo percorso? Allora, è evidente che le sfide della globalizzazione ci coinvolgono tutti. Pensare che la globalizzazione si fermi e torni indietro è un'utopia. In un mondo sempre più globalizzato, sempre più connesso, abbiamo necessità di avere un'agricoltura, una zootecnia italiana molto competitiva. Fino ad oggi gli agricoltori e gli allevatori si sono organizzati alla meglio tra di loro. Dobbiamo dirlo con chiarezza, non è una critica a ciò che è stato fino ad oggi, ma l'ultimo piano verde per l'agricoltura italiana nasce nel 1970 qualcosa con il ministro Marcora. Da lì in avanti abbiamo avuto tanti bravi ministri che hanno gestito urgenze ed emergenze. Abbiamo assoluta necessità di avere una programmazione, affrontare le sfide del futuro, le sfide della globalizzazione, senza sapere dove andiamo, come ci andiamo e con chi ci andiamo, è utopistico. Oggi l'agricoltura italiana, la zootecnia italiana, ma l'economia agricola italiana e l'economia tutta dell'Italia soffre.
Soffre perché? Perché non ci siamo mai dati un percorso di crescita, non ci siamo dati degli obiettivi. Abbiamo lasciato agli imprenditori la capacità di organizzarsi. Io credo che la politica in questo momento debba dare delle risposte in termini di programmazione. Dobbiamo sapere dove andare, con quale risorse poterlo fare. Abbiamo da qui a breve la ridefinizione della politica agricola comunitaria, ma se non sappiamo dove dobbiamo andare, anche in termini di programmazione agricola negli anni che ci attendono davanti, come possiamo affrontare il futuro se non sappiamo quale obiettivo deve essere prioritario per la nostra agricoltura? Ecco, io credo che la politica può far molto se desidera fare. Certo che se continuiamo a rincorrere le urgenze e le emergenze, la programmazione non avverrà mai. Dottor Gianzanti, grazie del tempo che ci ha dedicato e buon lavoro. Grazie a tutti voi.